Prego, professore. Grazie. Allora, buonasera, io sono Alessandro Bifulco, sono un medico, però molti di voi mi conosceranno già, però ho iniziato questo viaggio, questa esperienza in altri campi, che sono quelli della filosofia, della storia, della politica e soprattutto dell'economia, da quando, da ormai 6 anni, faccio parte di un direttivo, di un sindacato di categoria dei medici, col quale sindacato abbiamo fatto varie battaglie, chiaramente non solo qui in regione, siamo andati anche a Roma, e quindi quando si ha una veste sindacale inevitabilmente si entra in determinate dinamiche, si entra in un mondo che per chi sta fuori spesso non è facilmente approcciabile o comprensibile, per cui nel momento in cui un po' alla volta, facendo determinate esperienze, mi sono reso conto e ho potuto toccare con mano ciò che in realtà avevo già studiato per una mia passione, poi dopo lo vedi anche, lo tocchi con mano, e quindi possiamo dire che si apre un mondo. Dopo che c'è stata questa poi comprensione dettagliata, storica, filosofica e quant'altro, le cose appaiono in un modo evidentemente diverso. E quindi ho pensato di portare questa mia esperienza anche in altre sedi, di questa mia conoscenza che ho fatto, perché credo che a tutti, indipendentemente dalla propria professione, conoscere determinati aspetti serve tantissimo, ma veramente serve molto, perché capiamo il mondo in cui viviamo, capiamo perché si fanno determinate scelte e soprattutto capiamo fino a che punto, e questo non lo dico con una punta di polemica, ma perché è semplice verità, fino a che considerazione. Punto, no, fino a che punto quello che ci viene presentato dai media in realtà rappresenta, senza esagerare, forse meno del 30% della verità dei fatti. Quindi ci viene presentata, ovviamente, questo è di sempre, non è una cosa tutti, ci viene rappresentata una realtà che, se non altro, non è proprio la vera realtà, è un po' mistificata, è un po' di parte, non è neutrale, ecco, è faziosa. Durante i regimi dittatoriali si chiama una propaganda di regime. Qui non si può parlare di propaganda di regime, ma poco ci manca. Ma fa parte del gioco, fa parte del gioco. Allora, capire determinate dinamiche ci aiutano a capire effettivamente noi, quando ci troviamo di fronte a una notizia, come ci dobbiamo porre. Allora, scusami, mia figlia dopo mi aiuta perché ha detto mi devi fare l'assistente. Me l'ha chiesto e non si può dire più. Voglio solamente iniziare io e poi dopo te la passo. Allora, iniziamo col discorso della plutocrazia. Che cosa si intende per plutocrazia? L'etimologia è chiara, deriva dal greco plutos, ricchezza, e kratos, potere. È una parola abbastanza frequente nel mondo della finanza, anche se poi non viene spesso pronunciata, ma di fatto è un potere di fatto. Il significato, preso dalla Treccani, proprio letteralmente, predomina nella vita pubblica di individui o gruppi finanziari, ho sottolineato gruppi finanziari, che grazie ad enormi capitali sono in grado di influenzare in maniera determinante gli indirizzi politici dei rispettivi governi. Qui c'è un discorso, un mondo a parte, perché c'è una lotta vera e propria, c'è una guerra economica che è costante, indipendentemente se siamo in guerra o se siamo in pace. La guerra economica segue altri canali, ma è una guerra a tutti gli effetti. Siccome abbiamo visto dal greco plutocrazia, ma solo per fare un accenno storico, tutto deriva chiaramente dall'antica Grecia, no? Noi ereditiamo il pensiero greco-romano, no? Quindi nasce nell'antica Grecia tra il V e il IV secolo in relazione alle guerre, guarda caso guerre, non a caso, tra Sparta e Atene. L'oligarchia nell'antica Grecia, in particolare Sparta, perché Sparta era una città-stato, ve lo voglio solo un attimo ricordare,
Quindi diciamo erano oligarchi, c'erano dei principi, non esisteva la democrazia apparteneva ad Atene. Quindi erano due forme di governo, diciamo, in antitesi, va bene? Rappresentava l'alternativa per gli spartani più credibile alla democrazia. Chiaramente gli spartani non credevano nella democrazia che era degli ateniesi, non a caso si scontravano. Per i democratici ovviamente era il contrario, come sempre avviene, no? I democratici, abbiamo detto in questo caso Atene. L'oligarchia era un serio problema. Erodoto nell'Oligarchia, storie 382, nel dialogo tra Megabizzo e Otane, aveva ammonito Dario dicendo che nell'oligarchia sorgono gravi inimicizie personali, perché volendo ciascuno primeggiare e prevalere con le sue convinzioni, nascono grandi ostilità. Da queste le discordie e dalle discordie le stragi. Perché c'è questo dialogo? Perché Dario doveva, a un certo punto, nel momento in cui lui ipotizzava di conquistare la Grecia, dico, ma adesso quale forma adotto localmente? Perché i persiani venivano da un'idea satrapistica, no? Quindi praticamente non riuscivano neanche a capire l'oligarchia, che era un discorso comunque, diciamo, di principi, perché comunque erano dei principi a Sparta, ma non era un discorso di re assoluto comunque. C'era il re assoluto, ma c'era una specie di consiglio che in realtà non esisteva dalle parti di Dario, di Serse, cioè dall'esperienza persiana. Quindi lui doveva dire, ma mia mo, a chi devo dare credito, a chi, nel momento in cui lui già si immaginava conquisterò tutta la Grecia, a chi devo dare retta, quale governo preferirò per un controllo, perché i persiani avevano un controllo particolare del loro impero, no? Cioè lasciavano ognuno la forma che più desiderava e lasciavano diciamo il principe di quel territorio lavorare, il satrapo di quel territorio lavorare per fatti suoi, che doveva dar conto chiaramente al re Dario Serse, il secondo del periodo. Però era un discorso sempre autocratico di Dario di Serse, quindi diciamo dell'imperatore, del regnante principale, del satrapo principale. Per gli oligarchi Sparta era la democrazia invece il problema, in quanto la massa, il popolo, essendo guidato prevalentemente, dicevano loro, dalla emotività, cioè non era facilmente gestibile, non conoscevano determinate dinamiche, quindi si sentivano trascinati dagli impulsi, avrebbe consegnato il governo allo strapotere violento Kratos della massa non possidente, demos. Quindi, perché dicevo, loro sono persone, perché c'era comunque all'epoca, stiamo parlando del V secolo avanti Cristo, c'era un classismo notevole, no? C'era anche una gerarchia evidentemente di classi della società, e quindi che non possedeva cultura e che alla fine sarebbe stata facile preda dei demagoghi, cioè il primo di turno che comincia a teorizzare magari è capace di attrarre le masse, quelle non hanno la capacità di discernimento perché non hanno cultura e creano un problema. Non so se questo è così. Che erano lontani dal vero, appunto, e vivevano nella teoria e nelle fantasie. Questo è quello che dicevo. È un mondo loro. Nella disputa tra posizioni interviene colui che è addirittura anonimo, è rimasto anonimo ad oggi, della costituzione addirittura degli ateniesi, che invece aveva avvertito che non potendo essere riformata la democrazia, perché in alcuni casi anche ad Atene la democrazia aveva dato seri problemi, doveva essere completamente abbattuta e sostituita. Quindi non ha, colui che crea un paradosso, la Costituzione, diciamo, la democrazia non va bene. Insomma, ciò accadde, ci sono stati due momenti. 411, spedizione degli ateniesi in Sicilia, e nel 404 resa di Atene a Sparta. Quindi due momenti in cui la democrazia fu considerata non buona per risolvere il problema. C'era la dittatura, si era estera. Ma questo esisteva in realtà anche nel mondo romano, no? Nel momento in cui c'era un momento drammatico si nominava il duce, il console, che poi era il duce, perché diceva, vabbè, adesso il senato lo mettono da parte perché c'è il console, non so, di Emilio Paolo, a seconda dei momenti, che doveva risolvere il problema, poi finito il problema veniva ridato il potere al senato. Oggi le cose sono un po' diverse, va fatta una distinzione tra oligarchia e democrazia e tra oligarchia ed elitismo. Da elite, è facile, no?
Oggi l'oligarchia si è impossessata della democrazia. Questo è un dato di fatto, non è un mio pensiero, poi vi spiego perché. Secondo Winters, Jeffrey Winters, è uno dei massimi studiosi mondiali sulla, non solo sulla plutocrazia, ma in particolare dell'oligarchia. Dice, secondo Winters, dice Jeffrey Winters, dice l'autocrazia, quindi l'autocrazia è di parte che ha il potere assoluto, un po' per intenderci un po' alla Putin della Russia, può resistere al sistema oligarchico, plutocratico però, che significa? In Russia ci sono gli oligarchi, no, sì, lo sappiamo tutti qua, ma plutocratico significa che sono ingerenze di potenze economiche esterne alla nazione. In Cina, per esempio, c'è un discorso oligarchico, c'è un potere assoluto, c'è ancora il regime comunista, quindi un potere assoluto, però ci sono anche lì i miliardari, però difficilmente ci può essere veramente una vera pressione da fuori sulle industrie cinesi, nel senso che se io voglio mettere per esempio un'industria in Cina, la Cina ti dice non ci sono problemi, vieni, però il vice direttore deve essere un cinese, comandato da me, cioè tu comandi ma controllo io quello che puoi fare. Cinese, così. Resta da chiarire la differenza tra oligarchia ed elitismo. Sempre secondo Jeffrey Winters, io l'ho voluto prendere perché, ripeto, è il punto di riferimento massimo tra tutti gli studiosi, quindi è quello anche più affidabile, che porta anche una corrente notevole dietro anche di altri studiosi. È sbagliato confondere l'idea di elite con quelli di oligarchia, malgrado entrambi indicano la dominazione di una minoranza di potere su una maggioranza, attenzione, subordinata. Pochi comandano, pochi decidono quello che c'è da fare e gli altri stanno sotto. Quindi è importante, adesso vediamo perché. L'elite può essere di vario tipo, lui dice, politica, tecnica, intellettuale, e dipende dalla posizione, se applicato, girato, cioè se è a scopo dell'elite, per esempio, faccio un nome, mondo finanziario, una cosa è il direttore di banca, che anche sta nel mondo della finanza, è una cosa Mario Draghi, no? Ex direttore della BCE. Stiamo parlando di evidentemente di un mondo bancario, ma un'elite comunque una gerarchia. Quindi prevede stadiazioni o vari livelli. Invece l'oligarchia è sempre solo economica e dipende dalla ricchezza personale e dalle mire legate agli interessi. Esempio, io ho fatto Bill Gates, George Soros, perché loro sono i soldi sono i loro. Senti, io decido di fare questo investimento, vado dal politico di quella nazione e mi metto d'accordo, ho alle spalle ingenti capitali e quindi creo come se fosse, perché attenzione, parliamo di ingenti capitali che equivalgono quasi a un PIL o a volte anche più volte il PIL di una nazione. Quindi George Soros, anche se è un privato, economicamente può avere una forza maggiore di un capo di Stato, di una nazione. Alcune potenze straniere come gli USA sono invece entrati in una tipologia tipica, un discorso un po' diverso, ovvero un ibrido tra influenza oligarchica nella politica e selezione elitaria, fondendosi in un sistema unico politico-finanziario detto deep state, stato profondo ovviamente letteralmente. Perché? Perché a volte il presidente degli Stati Uniti, e poi dopo lo vedremo, in realtà rappresenta gli americani. Ma nel momento della candidatura, quel politico rappresenta fondamentalmente una cordata di oligarchi, cioè di miliardari. Quindi candidano il loro uomo, che può essere magari del Partito Democratico, così come per esempio Trump del Partito Repubblicano, ma anche egli stesso, se vogliamo, è un oligarco, è un miliardario, per portare avanti le politiche che fanno comodo sostanzialmente a chi ha appoggiato anche economicamente la campagna elettorale. Quindi è un elitismo, perché stiamo parlando, come abbiamo visto prima, di elite, però mischiato a un discorso oligarchico, cioè finanziario. C'è anche un'elite che può essere di tipo, faccio per dire, giuridico, che è legato a una forza economica. Quindi sono sempre elite, cioè personaggi scelti, che fanno il tifo, sono proprio uomini
dei gruppi oligarchici che stanno alle spalle di chi poi governa. Chi fa parte del GPST è collegato all'ingerenza di vari gruppi economici, in genere sono le famose multinazionali, associazioni massoniche elitarie, gruppi politici e extraterritoriali che aderiscono a varie ideologie e o filosofie, anche metafisiche ed esoteriche. Attenzione su questo discorso, non è un discorso, perdonatemi, campato in aria. Chiaramente quello che dico è scritto in testi, ci sono vari testi, a parte quello che ho scritto io, ma ci sono proprio vari testi, tantissimi autori, c'è una bibliografia sterminata su questo aspetto, no? E da questo, metafisiche, cioè quindi tipo teologiche, ma metafisico va un po' oltre, fa una differenza fra esoterico ed esoterico, cioè tra esoterico tendente verso il male ed esoterico verso il bene. Ideologia, per esempio, del transumanesimo, più volte anche l'ex presidente del Consiglio Conte ha parlato del transumano, no? L'abbiamo sentito in molte interviste. L'altra volta facemmo, l'anno scorso se vi ricordate, eravate presenti, del neomalthusianesimo, che abbiamo parlato, sì, dell'idea dell'ideologia malthusiana. Qual è l'ideologia malthusiana? Ve lo ricordo in 3 secondi. Praticamente l'idea che la Terra è fatta solo per 3 miliardi di persone e quindi non si capisce la restante parte se andiamo a morire. Però non dicono gli ideologi del malthusianesimo se fanno parte dei 6 miliardi o dei 3, io credo che loro si intendono la parte dei 3, no? Ci ricordiamo però, bene. Sì, poi io mi sono, credetemi, ci ho perso 3-4 mesi per vedere questa teoria dei 3 miliardi da dove esce, non sto scritto da nessuna parte, quindi ma ancora lo devono dire chi è che ha detto che 3 miliardi è la Terra. Vabbè, la società teosofica di Blavatsky, che chiaramente non c'è più, ma era l'ideologa di questa società ancora presente, tra l'altro anche in Italia, ma è a livello mondiale. La massoneria, un tipo di massoneria androgina, cioè un po' estremista. Tempio di Set, che è proprio religione satanica piena. Io vi dico questo perché, per esempio, ci sono, ma non per dirne tanto, un a caso, ci sono proprio delle ideologie luciferine che spingono verso il male perché loro sono convinti, secondo questo Tempio di Set, ma anche altri, che il Gesù non è il vero Messia, ma è Satana. Quindi per loro Gesù è un impostore, dobbiamo seguire Satana che è il vero Dio. Questo è quello che loro rappresentano più per. Stranamente questi templi hanno molti soldi. Non stiamo parlando delle bestie di Satana, questi scapezzati un po', insomma, sto parlando di gruppi abbastanza forti economicamente, quindi di tutt'altro livello. Sempre secondo Winters, il caso degli Stati Uniti, ma il discorso vale anche per l'Europa, quindi anche per noi, dimostra che la plutocrazia, ossia le oligarchie, sia pure in una veste civile, perché ci sono anche zone dove c'è un estremismo. In Africa, per esempio, i paesi africani subiscono un estremismo da parte, cioè che prendono tutte le ricchezze e la gente là si muore di fame, letteralmente. Ossia, l'oligarchia, seppur in una veste civile, non risparmiano i regimi liberal-democratici, nonostante questi fossero fondati sul riconoscimento di pari diritti. Infatti ci vogliono imporre a volte, no? Sentite, bisogna fare questo, dovete fare questo, dovete fare quest'altro, bisogna mettere questo. Dietro c'è un'ideologia, faccio per dire, green, cioè verde, no? Magari viene estremizzato questo green perché c'è un interesse dietro, sto facendo un esempio, no? Questo perché vi dico questo? Perché Zichichi, noto scienziato, ma così come anche Carlo Rubbia, premio Nobel, alla Commissione Senato ha detto: guardate, è inutile che vi applicate, il problema del surriscaldamento è dovuto purtroppo al sole. L'incidenza, diciamo, dell'inquinamento umano dovuto all'umanità è solo del 5%. Il cambiamento climatico di fatto c'è, ma dell'uomo è solo la causa, dell'uomo è solo il 5%. Quindi minoritario rispetto al 95%, è l'attività del sole che andatevelo a vedere su YouTube, c'è Carlo Rubbia, Commissione Senato, vi spiega precisamente perché sta avvenendo tutto questo.
Tra l'altro Carlo Rubbia ha studiato per 30 anni solo questo aspetto del surriscaldamento, quindi non è uno di primo pelo che si è svegliato una mattina e decide di dire qualcosa. Per cui gli stati considerati democratici di fatto legiferano tutelando non tanto, questo è triste ma è la verità, i diritti della massa, ma gli interessi delle multinazionali e dunque di poteri oligarchici. Io, come vi ho fatto prima la premessa, come membro di un direttivo sindacale regionale, ma permettetevi, vado anche a Roma spesso, io ho contezza di questo, perché così c'è un interesse di multinazionali che premono sull'economia nazionale affinché loro possano avere il predominio. A volte ci riescono, perché possono trovare il politico di turno che accetta determinate condizioni e li lascia passare, chiaramente a danno dell'economia italiana. Si tratta quindi, come dicevo io all'inizio, di una guerra economica. Per creare un debito esiste un potere, più o meno occulto, che adotta una serie di strategie di un sistema complesso che può essere racchiuso in un nome. Plutocrazia e deep state, l'abbiamo detto. Poiché i poteri oligarchici sono la stessa espressione delle multinazionali, queste parti integranti, queste sono, diventano parti integranti del cosiddetto deep state. Questo è un libro interessante che vi consiglio, se avete la possibilità, di leggere. Quello di Marco Pizzuti, per capire un po', vi do qualche consiglio letterario, poi chiaramente assolutamente interessante. I segreti dell'elite finanziaria delle multinazionali che controllano i governi. Lui, diciamo, Pizzuti, è un bel libretto, spiega proprio dettagliatamente tutto come avviene, cioè c'è proprio una logica, una strategia e tutti i meccanismi che sono legati dietro. Chiarisce tra l'altro che gli stati sono politicamente obbedienti e costretti al ricatto dal cosiddetto deep state. Quindi quando si sentono dire alcune cose, no? Cioè il PNRR, diamo soldi, spesso ci potrebbe essere una strategia di portare uno stato al debito per poi finanziare, ma se io ti do i soldi tu me li devi restituire con gli interessi e quindi c'è una sorta di deep state, legame politico e elitismo oligarchico, utilizza l'indebitamento di una nazione come arma per spianare il terreno alle multinazionali. Tutte le grandi industrie italiane, non è un mistero, andatevi se vi volete divertire su YouTube, ce l'elenco, tutte le più grandi industrie italiane prima sono state portate sul luogo del collasso e poi se ne sono pappate le multinazionali, alla Lamborghini, alla Fiat, che dunque è entrata attraverso la crisi, comunque è stata assorbita in parte dalla Francia, quasi al 60%. Quindi praticamente anche addirittura industrie strategiche vengono fagocitate. La stessa sanità è stata data in mano alle multinazionali straniere, dopo lo vedrete. Il debito è dunque un'arma, ritornando al discorso della guerra, che come vedremo avrà anche il suo soldato, detto killer economico, e qui qua dopo vi faccio vedere una testimonianza importante che ha fatto la differenza tra il pre-2004, perché non si conosceva il concetto del killer economico, ma poi si è capito sulla base della storia precedente. Le multinazionali hanno dunque la possibilità di piegare la politica degli stati ai propri interessi, creando di fatto il cosiddetto neocolonialismo. Ci sono due modi, diceva John Adams, che era il secondo presidente degli Stati Uniti, stiamo parlando 1735-1826, ci sono due modi, dicevo, per conquistare e rendere schiavo una nazione: uno è con le spade, l'altro è con il debito. Qui è un momento storico e facciamo un passo indietro, perché noi dobbiamo conoscere anche la storia del nostro paese. Senza ideologie, senza apologie, la verità storica, punto. Mussolini brucia il debito pubblico italiano, stiamo nel 1928, lui sale al potere intorno al 22, lo sappiamo, quindi se vogliamo questo fatto di bruciare il debito pubblico è all'inizio del fascismo, dell'avvento del fascismo. Perché nella strategia, allora, sia di Beneduce, tra
tra l'altro era un massone, ma non andò a Cina, tra le altre cose, quindi era un massone, tra virgolette, buono in questo caso, decide che l'Italia doveva uscire fuori dall'influenza del dollaro, se veramente voleva comandare, avere, cioè, sovranità del proprio popolo, o della propria nazione, soprattutto dopo che era stata vinta la prima guerra mondiale, ma serviva anche togliersi i debiti della stessa guerra. Quindi che cosa fa? Decide, con due interventi, accordo di Giuseppe Volpi con la Banca d'Italia nel 25, che fa? Decide di togliersi tutti i debiti e chiede un prestito alla Morgan, sempre nel 1925, per appianare la differenza dei debiti che ancora aveva, perché tra un'altra parte dei debiti furono, diciamo, coperti dalla vittoria che era stata vinta chiaramente sull'Austria e parte della Germania a pagare i debiti dell'Italia. Quindi, diciamo, lui sfruttò una parte del debito, 80% della vittoria della prima guerra mondiale, il resto se lo fece prestare e disse: la prima cosa che dobbiamo fare è toglierci il debito, quindi deve essere tolto il debito pubblico. Questa è storia. Ma perché bisogna togliersi il debito pubblico? Dobbiamo fare un attimo mente locale al momento storico, quindi circostanziato al momento storico. Se noi non abbiamo debito pubblico, non aumentano le tasse. Se non aumentano le tasse, la gente, di fatto, il popolo è più ricco. Se il popolo è più ricco, ecco perché stiamo a un discorso iniziale interessante, può spendere di più, ha più energie e quindi di fatto è vero che paga meno tasse, però li paga, non cerca di evaderle. Questo era il principio. Cosa che ha funzionato? Perché vediamo che nel 1928 il PIL dell'Italia era superiore a quello dell'Inghilterra, che stava al 16%, pur avendo vinto la guerra, 26% degli Stati Uniti, la Germania, nonostante la sua, in questo caso è il 31%, però la Germania ha detto che aveva perso la guerra, quindi nonostante avesse perso la guerra, già superava Inghilterra e Francia che l'avevano vinto. Stati Uniti e Inghilterra. La Francia supera, però l'Italia sta addirittura al 41%, cioè ha un PIL superiore a tutti gli stati dell'Europa dell'epoca, 41%. Oggi stiamo allo 0, noi parliamo, oggi parliamo con le virgole, là parliamo a due cifre decimali. L'Italia, dice James Gregor, perché questa tabella l'ho presa da un professore degli Stati Uniti, che tratta di proprio di oligarchie, ma soprattutto parla di fascismo e studia il fascismo da 50 anni. Nell'ultimo libro, Interpretazione del fascismo, 2017, tratto appunto, sono tratte queste due diapositive, queste due figure, immagini. Dice: l'Italia sbalordiva presentando un aumento del 41% della produzione generale, superando Francia, quella tedesca, americana e quella inglese.